Festival di rievocazione delle antiche tradizioni del mondo contadino attraverso un viaggio nella storia in terra di briganti della località Piana. Pasqualina Moscato, presidente dell'associazione Chiana, descrive così la terza edizione di Grani in Festa, evento che si terrà dal 19 al 21 luglio in località Piana di Contursi Terme. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina, 17 luglio, presso la Sala Marcello Torre dell'ente provincia di Salerno. La Chiana contursana, spiega la presidente Moscato, rappresenta non solo un luogo a vocazione agroalimentare di eccellenza del nostro comune e della Valle del Sele, ma anche espressione di un modo di vivere degli abitanti, fatti di valori come la famiglia, la cordialità, l'ospitalità e l'unione, all'insegna delle antiche tradizioni. Di qui l'idea di creare l'Associazione Culturale Chiana, che ha dato vita all'evento Grani in Festa, un festival nato con l'obiettivo di trasmettere la cultura e la storia contadina alle nuove generazioni attraverso momenti di incontro e di narrazione. La manifestazione, che gode del patrocinio della provincia di Salerno, del comune di Contursi Terme, della Pro Loco Contursi Terme, del comitato Festa San Donato, nei 3 giorni di programmazione proporrà incontri tematici, laboratori didattici, dal tema Grani in Lab, le fasi lunari e la loro influenza, tornei di tiri con l'arco, salotti letterari, stand enogastronomici con pranzo e cena tra gli ulivi, mostre d'epoca sulla civiltà contadina e musica popolare. Prima, Presidente, è un evento socioculturale, enogastronomico, che è nato dalla volontà di ritrovare le radici, le tradizioni, di tramandarle ai giovani. Quest'anno l'evento avrà durata 3 giorni, 19, 20 e 21 luglio, con vari, all'interno vari eventi. Avremo i Grani Lab. I Grani Lab sono laboratori didattici a livello sensoriale per far capire ai giovani, ma anche ai meno giovani, come si viveva, come di avvicinamento alla terra e di avvicinamento a quelle che erano le tradizioni dei nostri nonni. Poi avremo anche un salotto letterario quest'anno durante la prima serata, che prevederà la presentazione di un libro sul brigantaggio, Valle del Sele e dintorni, e parla del brigantaggio post-unitario. Ecco perché anche quest'anno l'idea di utilizzare come tema il brigantaggio per la prima serata. Poi appunto ci sarà la serata enogastronomica, e a fine serata quest'anno abbiamo fatto un altro esperimento dando spazio ai nostri giovani. Abbiamo creato un evento che si chiama Chiana Disco Farm. Praticamente è un DJ set, però fatto nella maniera più agricola possibile, nel senso che verrà dall'allestimento a tutto quello che comprende la serata. Comunque, diciamo, è legato al territorio, ma comunque parliamo di musica da discoteca, permettetemi il termine, nel senso di avvicinare le tradizioni a quella che è la vita di oggi, per far sì che vengano più facilmente recepite. Invece, se il 20 luglio ci sarà un raduno di auto storiche, una cosa, il 19 ci sarà anche ormai al terzo anno, la benedizione dei mezzi agricoli. La nostra zona è una zona prettamente a vocazione agricola, quindi il mezzo agricolo è una cosa importante, importante nelle aziende, importante per la vita, importante nel passato, ha dato la possibilità alle famiglie di, appunto, di andare avanti. Dicevamo, il 20 luglio avremo il raduno delle auto storiche, poi ci sarà praticamente spaccato della manifestazione, che è stato curato dai volontari della Protezione Civile di Vallo, quindi ci sarà una palete d'arrampicata per i grandi, per i piccoli, per tutti quelli che vogliono provare questa esperienza. Grani Lab, i laboratori sempre presenti durante i 3 giorni, ci saranno dei tornei di tiro con l'arco e poi musica popolare durante la serata. Il 21 invece è un altro esperimento di quest'anno, nel senso che vogliamo provare il pranzo tra gli ulivi. Sotto le piante d'olivo ci sarà questo pranzo contadino,
nella giornata del 21 luglio. Nella mattinata invece, sempre nello stesso discorso dell'importanza dei mezzi agricoli sul territorio, ci sarà il primo Agriraduno, la prima edizione dell'Agriraduno. Un bel momento sicuramente per l'associazione, ma credo anche per tutta la provincia di Salerno, per la comunità di Contursi. È una manifestazione che riscopre l'identità di un paese, di un popolo, e soprattutto riscopre anche e soprattutto l'essere e lo stare insieme, il senso di socialità, il senso di società. Quindi è un bel momento per la comunità di Contursi, ci tenevo e ci tenevamo ad esserci. Ci siamo sempre stati fin dal primo momento, ci continueremo ad essere perché siamo consapevoli che questa manifestazione possa dare a Contursi, ma all'intera provincia, un grande salto di qualità, soprattutto in termini contenutistici e in termini identitari. Contursi si pone al centro di una rievocazione che fa parte dell'agroalimentare, perché c'è anche una rassegna enogastronomica, ma riprende anche il discorso del brigantaggio. Che al di là dei piemontesi e dei borboni, io li vedo sempre come difensori della libertà, della democrazia, contro i soprusi. E io quando a volte immagino, ma se tu fossi nato durante quel periodo, volevo essere un brigante e probabilmente quell'animo lo conservo per ribellarmi contro le cose che non vanno, per avere quello sdegno che bisogna avere verso le cose che non stanno bene, non vanno bene, ma anche con grande coraggio per cambiare le cose. Credo che questa manifestazione sia tutto questo e noi la condividiamo e siamo al fianco di Contursi per questa bellissima, per questo bellissimo evento che è anche radice, ma che rappresentano anche le ali per il futuro.